Buongiorno, buongiorno, buonasera, a seconda di quando mi vedete. Oggi parliamo della festa di primavera del 1º maggio. Rispetto all'antico calendario delle stagioni, la ruota delle stagioni, che si riscontra nelle antiche popolazioni di stampo celtico, ma anche in quelle di stampo etrusco. Quindi andiamo a vedere questa festività che si chiamava in campo celtico, e quando dico campo celtico intendo tutte quelle popolazioni che vivevano nella zona del nord Italia e diciamo Europa francofona germanica. Tenete presente che dire stampo celtico è una semplificazione di quello che invece è molto complesso. Io mi chiamo Alessandra Barbieri, sono la presidente della scuola Symbolc e oggi andiamo appunto a vedere che cosa significa la festività di Beltane. Beltane è che in realtà non era necessariamente il 1º di maggio, veniva celebrata intorno al 1º di maggio con dei fuochi in onore. Si dice in onore della divinità Bel, ma al di là del fuoco in onore della divinità Bel, quello che a noi invece interessa un pochino di più è la storia dell'incoronazione della dea fanciulla con il bianco spino e il re di maggio e la purificazione di questa coppia. La dea fanciulla e il re di maggio, il re del bosco sacro. Questa coppia che viene vista come coppia sacra, coppia che garantisce la fertilità. Teniamo presente che le popolazioni antiche erano profondamente legate a quella che era la fertilità della terra e quindi nonché anche alla loro fertilità, e quindi era un periodo di grande importanza quello che si muoveva in questi tempi, perché era il momento in cui tornava a germinare, le prime piante davano il loro frutto e soprattutto le bestie davano i loro figli e quindi c'era latte, c'era la possibilità nuovamente di ottenere il nutrimento. Quindi questo periodo è sempre, le festività antiche sono sempre legate al ciclo naturale e che riguardano anche la sopravvivenza umana, in quanto la natura e l'umanità in quel periodo erano molto collegate, molto, lo è anche adesso, è solo un immaginario quello che non lo sia, però lasciamo perdere, che se no mi viene da dire quello che penso rispetto all'umanità di oggi. Ma comunque era molto più legato al sistema naturale, si riconosceva alla madre terra il suo diretto intervento nella nostra possibilità di sopravvivenza e si andava appunto a chiedere la sua benevolenza, in quanto c'era la necessità di ottenere approvvigionamento sufficiente per se stessi e per la propria famiglia, in modo tale che non ci fossero delle difficoltà da questo punto di vista. Ecco che in questo momento abbiamo la necessità di fare un rito che propizi proprio la sacra unione tra la dea fanciulla e il re del bosco sacro, quindi questo dio che dona la sua fertilità alla dea che riceve e la fa sbocciare. Ecco, questo è il significato di questa festa. Ecco che in questo momento vengono benedette quelle che sono le coppie, è un buon momento per benedire le coppie, per propiziarsi l'amore, per esempio mettere in campo un nuovo progetto, tutto quello che deve generare abbondanza in questo momento può essere benedetto. Vi do un'indicazione di qualcosa che potete fare molto semplice, una camminata dentro a un corridoio di
candele rosse, potete anche usarne quattro per fare una sorta di o anche due per fare una sorta di porta, che serve per purificare le energie negative che possono in qualche modo ostacolare questo vostro momento di rigenerazione. Quindi questo è un piccolo rito che potete fare semplicemente a casa vostra per purificare quello che per voi è importante, quindi potete portare un intento, potete scrivervi un foglietto, poi lo bruciate, e andare in qualche modo a purificare quello che è un qualcosa di importante per voi, richiamare l'amore o purificare una relazione, e cercare di fare in modo che venga propiziata la fertilità di questa situazione. Per fertilità si intende proprio la progettualità al di là dei figli. E quindi questo è un gesto psicomagico che noi possiamo fare allineandoci all'antica cultura, a quello che era la nostra pre-cultura, che quindi in qualche modo le nostre cellule ricordano. E nel compiere questo gesto ci allineiamo a quelli che sono i nostri avi e che possono benedire quello che per noi è importante in questo momento. Quindi io vi auguro di vivere uno splendido passaggio di primavera e che vi porti tanta abbondanza, tanta fertilità di idee, fertilità nei vostri progetti, un amore che possa effettivamente piantare il suo seme in terra e radicare e tutto ciò che per voi ha significato di abbondanza. Un abbraccio.